Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi vi voglio fare un breve video su Realms of Magic. Realms of Magic l'avevo portato, credo, anni fa, almeno un paio d'anni fa, in compagnia di Argonaut, che mi aveva presentato un pochino il gioco, ne avevamo un pochino parlato. Ora il gioco sta per uscire in versione 1.0. Ho scaricato la beta, perché non è ancora disponibile, è una sorta di preview, quindi lo andremo un pochino a vedere, vedremo se effettivamente è intrigante, come lo stesso Argonaut mi ha detto. In realtà vi direi anche io di sì. Comunque, che cosa hanno fatto? Hanno rivisto completamente la mappa, hanno creato le province, hanno rifatto le location, le hanno fatte solo molto più curate, hanno rifatto il sistema di quest, hanno creato Stonebridge, che è la capitale del vecchio regno, hanno fatto, diciamo, una storia principale, delle diciamo, quest di Gilda, hanno rivisto comunque i tipi di armi, hanno rifatto anche i pattern d'attacco, nuove abilità, anche lo skill tree l'hanno rifatto, la nuova intelligenza artificiale e oltre che minori cambiamenti, biomi, caverne, nuove creature, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quindi insomma adesso lo andiamo a vedere e vediamo che conclusioni trarne. Ed eccoci in gioco. Ho già creato il mio personaggino. Ho iniziato un pochino a giocare, a fare un po' di quest, e il gioco, come vi avevo già anticipato, è intrigante. Che cosa succede? Succede che praticamente io sono partito da questo villaggio, ho dato una mano un po' al minatore a scavare, ho dato una mano al fabbro, a cui il minatore doveva dei materiali, però poi il fabbro era troppo stanco, ho craftato io delle asce, insomma, cosa succede? Poi questo, diciamo, fabbro mi dice: consegna le asce che hai appena fatto al capitano. Ho consegnato al capitano della città, e il capitano della città mi ha detto a sua volta che aveva perso degli uomini in questo villaggio qui. Quindi io sono andato e ho già una vaga idea di quello che potrebbe succedere, quindi mi metto, diciamo, in modalità di combattimento. Completiamo questa piccola quest in questo piccolo villaggio e dopodiché andremo a vedere un pochino anche l'albero delle abilità, insomma, e così via. Allora, adesso vediamo che stiamo combattendo. Per quanto il combattimento non sia molto... ci sono i pattern d'attacco, quindi bisogna fare attenzione per quanto le animazioni siano un po' così, anche se le hanno riviste, però ovviamente dovete essere... diciamo permissivi, diciamo. Allora, questo qui ha parecchi soldi, è una mazza di bronzo. Io magari premendo il tasto C e il tasto B vado ad equipaggiare l'arma, diciamo, quindi vediamo. Ok, sì, magari fa. Anzi, andiamo ad analizzare se effettivamente il danno. Allora, fa 21-24 e direi che è molto meglio. Niente, stiamo cercando di capire che cosa è successo in questo villaggio e trovo dei corpi con... Ok, tutto addosso. Ok, possiamo andare anche a, vedete, a dormire. Ci sono nemici vicino. Io avevo dichiarato, così come anche Argonaut, che questo gioco era una sorta di Skyrim in 2D. Ed effettivamente ne sono sempre più convinto. Perché non ditemi che Skyrim ha un bel combat system. Sono morto. Niente, sono morto, avrei dovuto curarmi, quindi andiamo a rifare e magari non troveremo più quell'ascia all'interno di quel combattente. Tasto R, passiamo alla modalità di combat. Stavolta curiamo la nostra salute, quindi non ci facciamo trovare impreparati. Dovrei aver accumulato un po' di pozioni. Ok, la vita diventa rossa, vedete quello che ci ha ucciso prima è diventato arancione, quindi ok. E infatti adesso ha solo una patata, quindi insomma adesso cosa facciamo? Apriamo il tasto B, beviamo una pozza, vediamo se magari ci basta questa. Sì, ci basta, e vediamo. Siamo stati un po' sfortunati perché siamo morti e non abbiamo trovato, adesso rifacendolo, non abbiamo più trovato quella mazza, scusate. Questo qua fa un pattern d'attacco un po' particolare. Però adesso sembra andare decisamente meglio di prima. Vediamo se ce la facciamo. Ok, la vita è diventata rossa, quindi a breve. Ok, lui è morto. Ci ha dato dei colpi alle spalle.
più belli di quelli che abbiamo, indubbiamente. Qua bisogna fare attenzione a non premere in basso, se no veniamo tranciati via, perché questi tizi qui hanno ucciso tutta la gente che c'era in questo villaggio. Io adesso brucio tutto, non... vabbè, recupero delle casse con dentro delle pelli, un tavolo da lavoro dove craftare, un tavolo di pino, insomma, vabbè. Intanto andiamo avanti. Mannaggia. Oddio, dovrei bere un'altra pozioncina, la bevo, così mi preparo a combattere anche questo tizio che fa un pattern d'attacco molto ampio perché ha un'ascia che glielo consente. Intanto vediamo se riusciamo a sopravvivere a questo attacco qui. Vediamo. Ah no, ho visto anche di tendenza artificiale, ma come potete leggere in basso a sinistra, il gioco non è ancora rifinito, è per questo che si trova in stato di beta. Bevo la pozione, quella più grossa, ok, e quindi torno giù e pongo fine alle sofferenze e le tribolazioni di questo tizio, forse. Ok, abbiamo ucciso, recuperiamo un'ascia di bronzo che... sembra essere molto bella, quindi io la equipaggio al posto di questa, quindi dovrei fare anche più danno. E niente, facciamo magari un piccolo save, un save che magari c'è utile. La mappa è molto grande, si esplora, è fatta un po' alla RPG Maker. Ci sono varie province, ci sono varie città, c'è la capitale, insomma, adesso sarà un pochino da capirci. C'è il crafting, ci sono le abilità, ma intanto continuiamo con questa missione perché magari questo gioco si presterebbe molto bene ad una serie. Dicevo, il tizio di prima, il capitano, adesso facciamo burn così eliminiamo il corpo, il capitano ci ha detto che lui ha perso 3 uomini qua. Quindi da quello che ho capito, poi premendo il tasto J vedete le note che noi facciamo, le missioni che abbiamo attive e le missioni che abbiamo completato. Quindi sembra... I tuoi occhi sono miei, vabbè. Ha tanto parlato questo gioco ed è in inglese. È un inglese abbastanza semplice, anche se in realtà ho notato che ci sono tanti modi di dire. Ed è un gioco che punta molto su ironia e... Ah, possiamo leggere i libri. Nani... Cos'era? Nani... E religione e preghiere dei vecchi dei parte 4. Ricorda in tutto e per tutto Skyrim. C'è un forziere lì sotto, quindi lo andiamo a vedere. Abbiamo anche la fame e la sete, come potete vedere da qua, che non siamo messi proprio benissimo, quindi adesso apriamo la botola. Poi possiamo costruire. Ok, ho trovato gli uomini, credo. Ok, prendo i guanti. Prendo acqua, che ho già bevuto, tra l'altro. Ah, ha anche parecchi soldi addosso questo. 1-1, ok. E il terzo uomo è qua. Recupero questo. Ah, stai zitto. Cosa è successo qui? Chi sei? E sono Klitz, uno dei capitani di Kael. Per favore fai silenzio. Un soldato dell'Old Kingdom, dell'esercito del vecchio regno, che mi dice di stare zitto, che patetico, no? Bene, che succede? Stiamo prendendo una pausa dal pattugliare l'area, forse questi cosi tizi ci hanno attaccato. Stai attento, vai, ok. Ah, praticamente sto tizio qui si è preso una pausa qua, che mi puzza un po' come storia, e intanto fuori hanno ucciso tutti. Vabbè, prendo altre pozioni e uno scudo. Uno scudo che potrei anche pensare di equipaggiare. Ho anche l'inventario pieno adesso, mannaggia. Posso equipaggiarlo, sì, così faccio la parata, perfetto. E ho anche un forzierino qui con altro da prendere, ma non posso perché... sono pieno, quindi inizio a buttare dentro un po' di questa robaccia qua con lo shift premuto, il click del mouse, trasferisco così tutte quelle armature inutili non le uso. Abbiamo anche della polvere? No, della farina. E c'è un tizio lì sotto che dobbiamo prendere dall'altra parte, sta arrivando anche la notte intanto. Dicevo, possiamo craftare ogni tipo di cosa, possiamo anche costruirci varie case in giro per il mondo.
Non ha la coop il gioco, purtroppo, però cercheremo di sperarci per il futuro. Intanto io faccio un altro save perché non si sa mai. Tac. Zeta la torcia, però ovviamente dobbiamo abbandonare lo scudo, quindi direi che non lo facciamo. Intanto lui è morto. Zeta scudo. Abbiamo fame, mangiamo il coniglio cucinato. Che cos'è questo? Con la Q possiamo anche rotolare, ma al momento non lo posso fare, probabilmente perché... Vabbè, un coboldo, quindi pezzi d'oro, di carne varia, io prendo tutto. Cos'è questo? Pezzi di sale. Che cacchio succede qua? Ah, posso togliermi dalla modalità e mettermi a scavare, forse? No, non mi fa minare. Dice qua. Ok, qua abbiamo i talenti, che dovrebbe essere stato rivisto anche quello, quindi vabbè, lo apriamo. Ho trovato un segreto con delle spalline. Ah, ok, lui mangia in automatico comunque, questo me lo ricordavo, non adesso, però me lo ricordavo. Shoulder, che vale molto di più. Vabbè, intanto metto nello zaino, non ho già più spazio. No, esatto, quindi buttiamo dentro tutta sta roba qua che, di cui non ce ne facciamo assolutamente nulla. Vabbè, le pelli di pecora e tutto lo teniamo. Un botto di oggetti, devo dire, comunque. Niente, siamo arrivati qua. Adesso non so se abbiamo finito perché abbiamo ucciso tutti, quindi direi che ce ne possiamo anche andare. Non credo ci sia altro di qua. No, infatti si arriva alla fine, poi alla fine, raggiungendo la fine della mappa, si può andare a cliccare un'altra zona dove andare. Allora, adesso io mi sa che ho pulito tutto qui, non c'è più nulla. Ho liberato. C'è qualcosa là in cima? Sì, ma come ci arrivo non lo so. Niente, andiamo a parlare al tizio. E quindi, niente. Vabbè, non ho ben capito cosa sia successo perché in pratica ho ucciso tutti e niente, ce ne possiamo andare, credo. La corsa, vedete, è determinata anche dalla stamina. Niente, abbiamo finito la zona, adesso torno a casa, vado qua al limite, poi vado sulla mappa e torno alla città dove ero. Io adesso ero qui, torno qua, faccio travel, poi possiamo mettere dei segnalini per farci capire dove siamo andati. O dove c'è qualcosa di interessante. Ok, vado a parlare col tizio, Kyle. Sto appena tornando da Brandon Camp, ho nuove notizie. Posso vedere che sei salvo, sano e salvo? Dimmi che cosa è successo. È stato attaccato da alcuni banditi, i tuoi soldati sono stati presi da un'imboscata mentre stavano cenando. De no, devo dire che non erano le persone più coraggiose e più intelligenti, devo dire. Ok. Pensavo che alcuni tagliagole. Ok, pensavo che alcuni tagliagole avessero a che fare con questo. Comunque hai fatto bene, mi aspetto che tu lavori per me ora. Era un test e tu lo hai superato, congratulazioni, c'è ancora molto da fare. Se ci sono... Vabbè, se c'è altro da fare, cosa vuoi che faccia ora? Questo compito è un pochino delicato e ha bisogno di essere fatto da qualcuno oltre non delle mie unità. Ci sono alcuni codardi che non sanno seguire gli ordini alla lettera, insomma, come glieli dico. E mettono le vite dei loro amici in pericolo. Non posso tollerare questo tipo di comportamento sotto il mio comando. Cosa vuoi dire dicendo questo? Sto dicendo che ci sono dei disertori nei miei ranghi. Alcuni codardi hanno deciso di lasciare l'esercito quando hanno bisogno di più truppe. Cosa vuoi che faccia? Non posso lasciare questo avamposto. È troppo rischioso, ho bisogno che tu mi trovi i disertori e li uccidi.
Non possono essere andati troppo lontano. Se, ok, va bene. Guarda la foresta nel nord-ovest di Woodbury, che è la città dove siamo ora, per prima cosa. Ok, li ucciderò. I slay them all, come i Pokémon. Va bene. Ok, abbiamo accettato una missione e ora andiamo a spippolarci un pochino tutti i menu. Allora, qua abbiamo, vabbè, la modalità, abbiamo già i tool base, qualcuno l'ho già aggiornato perché ho trovato dei picconi, possiamo craftarci tutto. Torniamo indietro, vi faccio vedere. Abbiamo lo zaino. Qua sotto c'è il minatore, qua sopra il fabbro, quelli per cui stavamo lavorando. Vedete che poi potete. Cosa brutta è che potete fregare in casa degli altri come se nulla fosse. Comunque ci sono i vari tavoli in cui potete craftare le varie cose e costruire. Potete mostrare solo le cose per cui avete materiali o quelle che non avete ancora imparato a fare, perché probabilmente bisogna scoprire i materiali, presumo. Poi Argonaut, se vedrà il video, potrà confermarmi. Qua abbiamo i talenti, qua abbiamo le skill, qua abbiamo le professioni e qua abbiamo il crafting a mano e qua abbiamo la mappa. Vi faccio vedere tutto. Allora, i talenti, abbiamo i talenti che hanno a che fare con il guerriero, il ladro, la magia del fuoco, la magia del ghiaccio, la natura magica e la necromanzia. Patto a evocare scheletri, così possiamo andare a spendere i punti che abbiamo accumulato salendo. Ma ho preso per sbaglio questo? Mi sa di sì. Ok, annullo. E quindi possiamo andare a delineare quello che è il nostro personaggio. Possiamo arrivare a lanciare palle di fuoco o semplicemente combattere in modo così ridicolo come abbiamo fatto finora. Poi abbiamo le skills, che ovviamente sono derivate da quello che andiamo a sbloccare. Quindi possiamo attaccare e sbloccare. Poi qua in alto, quando andiamo in modalità di combattimento, vedete adesso solo attacco e scudo, che non ho perché devo togliere la torcia. Con la Z mettete togliete la torcia. Poi ne aggiungeremo altre, tipo la capriola e cose varie. Qua invece abbiamo le professioni, quindi vedete quanto fate in modo efficiente le varie cose. Io sono già mining livello 3 perché ho minato sotto. Potete tagliare la legna, erbalismo, quindi raccogliere piante e usarle in alchimia. Abbiamo farming e abbiamo husbandry, che sarebbe l'allevamento di animali. Potete sciogliere i materiali, smeltare, scuoiare. Questo dovrebbe essere per creare corde e indumenti di livello base, quindi tessuti normali. Milling è fare il pane, fare la farina, i colori per colorare le cose. Poi c'è il crafting, che sarebbe il crafting base, presumo, il blacksmith, lavorazione della pelle, lavorazione dei tessuti, cucinare e alchimia. Andando avanti, ci sono le diciamo i crafting base, tutto quello che possiamo fare a mani nude, quindi classica workbench base, la torcia, la piattaforma e le assi. Quindi questo è quello che possiamo fare. Poi abbiamo il journal in cui ci vengono dette qui tutti gli appunti che abbiamo preso di tutto quello che abbiamo passato fino a questo momento. Ho già scritto ben 5 pagine di cose e le missioni fatte qui. E le missioni attive su A, completed e active. Allora, questo è l'inizio, diciamo che avendolo giocato poco, l'unica cosa che posso dirvi è che hanno rifatto la mappa, che prima era un po' più grezza. Poi loro dicono di andare a nord-ovest, quindi presumo sia in questa zona qui, questa location ce lo indica già, quindi vedete che in ogni mappa ci vengono dati dei segreti da trovare, ne ho già trovati due nella miniera, erano. Qua invece ce ne sono ben tre. È una zona di difficoltà base, 4-6, e ovviamente il gioco diventa molto difficile, nulla poi ci vieta poi di andare lontano qua, nelle zone evidenziate dalla luce, sono zone in cui possiamo andare. Qua c'è un tunnel maliziosi e all'interno poi possiamo prendere delle note, scrivere delle note in modo da ricordarci tutto. È grezzo al punto giusto e richiama un pochino quei giochi degli anni passati in cui bisognava comunque annotarsi le cose, non era tutto indicato, cioè già tanto che indicano dov'è nella foresta. Adesso io faccio un save e vi faccio vedere giusto 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 lì l'introduzione di quella zona lì.
Dovrei ricordarci anche di dormire, vabbè. Travel. Speriamo di non essere fermati da banditi nel percorso. E vedete che io sono arrivato a questo punto, quindi posso decidere di magari costruire. Non ho ben capito adesso come si fa a minare, perché minare si può minare solo in alcuni punti, però si può usare tipo la shovel. Quindi metto in mano la shovel, posso? No. Qui? No. Dovrebbe usarlo in teoria in automatico, però non ho ancora capito bene come fare, perché vedete che questo va ad usarmi le varie skill. Quindi voglio andare ad abbattere gli alberi, posso abbattere gli alberi con l'accetta. Però non ho ancora capito esattamente come fare. Sapremo questo. Me la butta nello zaino, però. Equipaggiabile. Vabbè, volevo abbattere alberi, ma vabbè, se poi qualcuno lo sa, me lo faccio sapere. Qua sotto c'è una caverna, quindi credo che qui potrebbero essersi rifugiati i disertori del. Ho trovato un segreto. Un elmo. Lo equipaggiamo subito, divento anche molto più figo di quanto ero prima. Ok, basta. Sono fighissimo adesso. Vediamo se c'è qualcuno qui. Poi, essendo tutto casuale, io non voglio buttare via. Abbiamo la botola. Sì, si vede qualcuno lì sotto, quindi. Qua c'è la possibilità di craftare il tanning, quindi fare seccare le pelli, quelle che abbiamo trovato prima. E qua sotto poi si va avanti, il gioco diventa anche molto molto difficile ed è molto importante specializzarsi in una classe. E le classi, come vi ho detto, sono queste. Ad esempio, voglio vedere il rogue, ci fa il colpo. Dovrebbe fare un aumento di danno, sì, per la stamina in pratica. Io non so, potrei diventare. Possiamo provare Fire Spin, Apply. Io lo prendo e vedete che ho una nuova abilità adesso che dovrei attivare da qui. Quindi col tasto via prendo l'abilità, la metto sul 2. Quindi col 2 io in teoria dovrei. Mana cost. Ma mi sta facendo sta cosa, ma io non voglio equipaggiare l'arma. Quindi uso il 2. No, non ho visto che cos'è. Ah, vabbè. Facciamo allora. Prendiamo anche un'altra. Non posso. Mi costano. Mi chiede livello 5. Quindi devo per forza avere un'arma. Ma non ho ben capito che cosa fosse quella cosa. L'ho presa un po' così a caso, giusto per farvelo vedere. Ma vediamo che cos'è. Spin. Ah, potenzia la spada col fuoco. Ah, l'arma col fuoco. Ok, perfetto. Chiarito il dubbio. Quindi dovrei riequipaggiare la Bronze Axe e facciamo un botto di danno in più, potenziandola così. Vedete, si fa un giro decisamente più alto. Ora faccio ricaricare il mana, poi la provo subito perché. Ah no, non c'entra niente sti qua allora, mi sa, eh. Dovrò andare a parlarci con sta gente. Comunque direi che abbiamo visto. Spero il gioco riportato dopo 2 anni, sapere che sta per uscire a breve in versione 1.0, possa ispirarvi. Spero possa ispirare anche qualche gruppo, magari di traduzione, che possa tradurlo. Di testi ce ne sono tanti, eh. Si legge tanto. Non ho trovato difficoltà a capire perché è tutto molto schematico. Poi ci lascia la libertà di esplorare, di vedere. Ecco qua. Sì, alla fine siamo sempre allo stesso punto perché non sei benvenuto qui. Ah, eccoli qua, li ho trovati. Non voglio spoilerarvi ulteriormente. Addio, arrivederci. E niente, fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.